Durante la notte Stefano Bettarini si sarebbe lasciato andare con Clemente Russo confessando segreti riguardanti la sua ex moglie Simona Ventura. L'ex calciatore pensava di non essere ascoltato perché si era tolto il microfono, ma così non è stato e a quanto pare le rivelazioni sono scottanti. Erano circa le 3 di notte quando Bettarini ha iniziato a parlare del suo attuale rapporto con la Ventura, con la quale è stato sposato per 10 anni e ha avuto 2 figli. Dice che tornata dall'Isola dei Famosi, lei gli avrebbe scritto un'email dove lo invitava ad essere più morbido e a dialogare tra loro senza intermediari. Bettarini poi ha confessato a Russo di averla tradita ripetutamente, anche e soprattutto durante il matrimonio, ma di non essere mai stato scoperto. Al contrario, lui l'avrebbe beccata con Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo e marito di Cristina Parodi, che all'epoca era il presidente di Magnolia, società che produce l'Isola dei Famosi. Tra le sue scappatelle ne sottolinea una in particolare con una showgirl, che di tempi lavorava proprio con Simona Ventura in Rai a quelli che il calcio, e quando lei lo scoprì la cacciò dal programma. E udite udite, si tratterebbe proprio di Antonella Musetti, la concorrente che attualmente è nella casa del grande fratello VIP insieme alla figlia Asia. Poi nell'elenco salta fuori anche Alessia Mancini, oggi moglie di Flavio Montrucchio, che all'epoca era la compagna di Ezio Greggio. Stefano rivela inoltre che il conduttore, saputo della tresca tra i due, si vendicò obbligando la stessa Mancini a confessare il tradimento a Simona Ventura e successivamente pagò con il licenziamento da Striscia la notizia. Ma la lista di Stefano è lunga e prosegue, da Alessia F. a Pamela, da Barbara Sabrina, da Anna a una showgirl argentina molto nota, che però non nomina. Clemente Russo, dopo aver ascoltato le confessioni di Bettarini, avrebbe etichettato la Ventura come una zoccola e, non contento, avrebbe affermato che se Stefano avesse scoperto la moglie con un altro l'avrebbe dovuta ammazzare. Nel frattempo la regia ha ripetutamente tagliato i dettagli del racconto, quando si facevano eccessivamente volgari, fino a smettere di inquadrarli definitivamente. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace e iscriviti al canale. Grazie.